Akik ha battuto Avelar, Qatari, il venezuelano e il cinese Liu Dong. Gli ultimi due match di Akik, tutti e due per KO al primo round. Pugile veramente potente questo marocchino, molto raccolto nella guardia. Vediamo Parisi comunque punzecchiare già con un sinistro vincente il suo avversario, poi doppiare di Giovanni al bersaglio. Prova il montante Parisi, all'attacco il marocchino. Parisi, ricordiamo, in questo torneo ha ottenuto un successo stupendo contro il sovietico Kazarian. Era uno dei favoriti Kazarian. Sì, uno dei favoriti alla conquista della medaglia d'oro, ma il nostro Parisi gli ha sbarrato la strada, ma in modo stupendo lo ha spedito KO con due stupendi cangi destri. E mancino come Nardiello Parisi. Parisi comunque è un pugile che boxa molto bene sia in guardia destra che in guardia normale. Ha scelto per questo match, almeno per il primo round, la guardia destra, è riuscito a piazzare questo sinistro, ancora il sinistro d'anticipo, stupenda la scelta del tempo. Scaramuccio ancora iniziale, bravo Parisi a girare in senso antiorario. Ecco lì, si è fatto male una mano a Kick, si erano incrociati i corpi con Parisi, si è fatto male una mano e qui c'è un grosso colpo di scena, perché qui c'è la vittoria per ferita. Stupendo, per Giovanni Parisi, che va in finale. Va in finale con un po' di fortuna e quindi non gioiamo troppo. Non, veramente, ecco, diciamo, non c'è sportività in questo. Non gioiamo comunque troppo, comunque siamo felici, Parisi è in finale. Comunque mi sembra che comunque già stesse dominando il combattimento, sì, credo che a livello di personalità aveva già piazzato per il sinistro, poi stava dimostrando che il centro del ring lo conquistava sempre lui. Sfortunato, si sarà fratturato sicuramente una mano. Sfortunato il marocchino, perché dalle espressioni del viso, alle smorfie di dolore, vediamo. Nardiello, secondo te, ecco, che cosa qua è successo? Vediamo, un gancio destro, ecco, ha portato, ecco, un gancio destro proprio con la mano. Da capo se lo sarà sicuramente fratturato, ecco, se vediamo subito, ecco qua, un colpo portato visto proprio con il dorso della mano, non con le nocche, con il dorso. Comunque auguriamo che non sia niente di grave, ma comunque Angelino, bravo a Parisi, che comunque sì, ha fatto il match, sta imposando il match benissimo, quindi medaglia d'argento, speriamo che sarà medaglia d'oro. Ecco la sofferenza di Akik, veramente deve essere un dramma per lui non potersi giocare le sue carte in tutto il combattimento. È andato bene a Parisi, la sfortuna e l'ingiustizia che ha colpito Vincenzo Nardiello si è trasformata in fortuna per Parisi. No, penso questo qua di no, Parisi si sapeva, io ero partito per favorito per queste Olimpiadi, purtroppo dopo il furto che mi hanno fatto a me è rimasto lui, quindi forza Giovanni. No, non è che volevo mettere in contrapposizione tuo e Nardiello, dico che tanta sfortuna hai avuto te quanta fortuna tutto sommato ha avuto Parisi. E ancora la regia ti propone di capire il momento dove, ecco, che si è fatto male il marocchino. Comunque Parisi accede alla finale fisicamente riposato, ancora è molto un giorno di riposo questo per Parisi prima di affrontare la finale. L'avversario che vedremo sarà il prossimo match tra Dumitrescu Romania e il coreano Lee Jae-yu. Attenzione, sempre un coreano.